Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo progetto che avevo chiamato per ora La Moto in Pillole. Finché non avrà un nome ufficiale sarà questo il suo nome di questo progetto. Il progetto nasce in collaborazione mia e di mio papà. Grazie. Francesco, grazie. Francesco. E niente, abbiamo sostanzialmente avuto una piccola idea di spiegare quello che è la moto in dei concetti molto molto semplici, quindi rimanendo sul generico e non andare mai nel dettaglio. Certo. Quindi appunto non andando a fare i meccanici che logicamente io non sono assolutamente, lui... Un po' di più me ne tendo, ma è ovvio, non sono un meccanico qualificato, però giustamente come diceva Alex, dobbiamo rimanere diciamo nel generico, ok? Dando delle informazioni a carattere generale, ok? Esatto. Poi qualsiasi domanda avete basta scriverla qui sotto nei commenti e se non la sappiamo ci andremo a informare o comunque proveremo a rispondervi nelle nostre insomma capacità e conoscenze. Esattamente. Vai Ale. Allora, logicamente la prima vera domanda che ci siamo posti è: che cos'è una moto? Perché effettivamente sì, è un mezzo che tutti noi conosciamo, quindi scooter, moto, non sono tutti uguali. No. Iniziamo da questo, a partire da questa cosa qua. Quindi, che cos'è una moto e più o meno la sua nascita? Allora, prima di arrivare a quella che noi appunto conosciamo come motocicletta vera e propria, ci furono una serie di step. Il primo progetto iniziò nel 1869 con il Velociped a gran vitesse, ossia grande velocità, quindi una velocità molto elevata, che per quei tempi era praticamente 10 km orari, era più che altro una bicicletta quasi elettrica, possiamo paragonarla a quello, fino ad arrivare al 1901, appunto, quando finalmente si iniziò appunto a delineare quello che saranno le sorti di uno dei veicoli che cambiarono per sempre appunto la storia dell'umanità sostanzialmente, e soprattutto quella delle due ruote, certo. Ovviamente, perché di due ruote stiamo parlando. E furono i fratelli Werner, io non riesco a dirlo, è tedesco, e appunto che diedero vita a una sorta, anche questa qua era appunto di bicicletta, però con già con motore e trasmissione appunto sulla ruota posteriore, quindi questo qua era l'inizio di della storia appunto della moto. Si arrivò quindi al 1911, dove le motociclette portavano comunque dei carichi molto molto elevati in guerra, soprattutto anche nel fango, quindi erano motociclette studiate appositamente per l'uso militare. La guerra finì, dopo il periodo bellico, finalmente la guerra finì. Meno male. E appunto l'industria quindi si convertì in una produzione prevalentemente civile, quindi dal militare logicamente si passò al civile, come appunto si... Vediamo protagonista appunto un aumento di cilindrata, un numero dei cilindri e anche appunto la concezione della moto, quindi un cambiamento della moto anche per percorrere lunghi tragitti, quindi non solo appunto su strade fangose ma anche proprio su asfalto per la percorrenza appunto di lunghi lunghi tragitti. Proseguendo il discorso che aveva iniziato Ale, possiamo anche dire che la cosa basilare, principale, che distinse quell'epoca, cioè subito il dopoguerra, è sostanzialmente che doveva essere fabbricato un mezzo economico, pratico e possibilmente adatto a una grande maggioranza di persone. Quindi che cosa successe? Che vennero fuori delle moto economiche, ma nel contempo delle moto che sicuramente dovevano essere anche capaci di poter andare su svariati tipi di terreno. Questo perché dopo il dopoguerra, ahimè, purtroppo la guerra ha portato un sacco di distruzione e per cui ovviamente ci vogliono dei mezzi adatti per poter percorrere questi luoghi. Man mano, ovviamente, siamo andati avanti con gli anni fino ad arrivare ai giorni nostri. E ai giorni nostri... Tutto è cambiato. È tutto cambiato. Adesso arrivano tantissime tipologie di moto adatte ai più svariati usi e quindi si sono anche diversificati i vari stili. Quindi possiamo parlare di enduro, sportive stradali, cafe racer, sidecar, perché comunque esistono anche queste, certo. Naked, e poi una fascia che è vero, da motociclista non dovrei dirlo, però ahimè ci sono anche gli scooter, ahimè, andiamo. Ci sono scooter che hanno una sella molto più comoda di molte moto. Ma anche scooter serie, comunque va bene. E questo diciamo è per quanto concerne... Taglia.
E questo è per quanto concerne i giorni nostri. Bene, ora vediamo da quale parte sono composte le moto. Infatti il progetto, giusto per interromperti, sì, è proprio questo, il progetto è andare appunto a vedere quali sono le parti in generale composte una moto, magari andare a vedere qualche piccolo dettaglio che magari uno, certo, non ci fa caso, ma dire ma che cos'è quello, molte volte me lo sono chiesto, giusto per andare a mettere dentro la piaga, che cos'è quello, cos'è, vediamo quello? Che cos'è, ma perché, e domandiamoci il perché esattamente proprio quello, esatto, ma perché non si fa gli affari suoi, no, 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 andiamo, no, a vederlo, andiamo a vederlo, scusate. Allora, le parti principali di una moto cosa sono? Beh, sotto il telaio, quindi la struttura della moto, ok, la struttura che può essere fatta in vario materiale, quindi partendo ad esempio dal telaio in acciaio per finire anche a telai fatti da alluminio, addirittura carbonio, indipendentemente dal tipo di moto, ovviamente. Poi che cos'altro? Beh, ovviamente c'è quindi il telaio che è tutta la parte portante, ma poi c'è il cuore del mezzo che è il motore. Il motore che può essere monocilindrico, bicilindrico, quattro cilindri. Attenzione, perché in epoche passate sono state realizzate delle moto anche addirittura a 6 cilindri e 12 cilindri. Ragazzi, andavi in giro praticamente con... Sembrerebbe una cosa assurda, eppure sono state realizzate. Alcune sono purtroppo come prototipi o come, diciamo, mezzi dove di prova. Dove ci andavi sostanzialmente? Dove ci andavi, certo. Dove ci andavi? Ecco. Però sono state fatte, realizzate, quindi questo la dice molto lunga. Diciamo che oggi, come oggi, ci fermiamo quasi a un 6 cilindri, direi, certo, perché i mezzi attualmente che vediamo sulla strada, vedi tipo le più famose, arrivano fino a 6 cilindri, ok? Poi che cosa possiamo vedere? Possiamo vedere la parte della trazione della moto, certo, e quindi comprende la parte della catena e, o del cardano che sia, e la ruota posteriore. Certo. Può essere anche una trazione di tipo a cinghia, che attualmente si è diffusa anche sulle moto e anche sugli scooter, una buona fetta di scooter. La parte molto importante è l'impianto frenante. Impianto frenante anteriore e posteriore, monodisco anteriore, monodisco posteriore, oppure doppio disco anteriore e monodisco posteriore. Questa è la tipologia del, diciamo, degli impianti frenanti, che poi essi siano anche CBS, sì, o ABS, so, ci sono staccati. CBS o ABS, CBS cioè con frenata combinata, ABS con appunto il sistema che evita le ruote si vanno a bloccare in fase di frenata. Quindi decisamente attualmente dei mezzi molto 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 più sicuri. Sicuramente. Sicuramente, ok. Poi c'è la parte dell'impianto elettrico della moto, che può essere più o meno complesso, partendo ovviamente da riferimento ai vecchi impianti elettrici delle moto, che erano molto basilari, erano abbastanza basilari. Abbiamo addirittura visto nelle moto proprio le primissime moto, addirittura dei fari che venivano proprio messa la candela praticamente dell'IKEA dentro, accesa, e quello era il faro di una volta. Quindi comunque c'è stata, certo, un'evoluzione pazzesca. Appunto, anche appunto dell'impianto elettrico, che sembra una stupidaggine, ma le moto di adesso sono governate, penso, l'80%, forse il 90% da elettronica, come si vede nelle auto. Ah sì, tutta centralina. Logicamente. Quindi, e quindi diciamo che l'evoluzione che c'è stata dall'inizio ad oggi ha fatto passi da gigante. Che poi questi passi da gigante, sicuramente, come tutta quanta l'elettronica che abbiamo oggi in giro, bisogna valutarla bene se sono cose buone o se sono cose che hanno portato invece, certo, solo problemi e fastidi, perché comunque, ahimè, mi spiace dirlo, ma l'elettronica che troviamo anche a bordo delle auto, così come l'elettronica che troviamo a bordo della moto, spesso però danno problemi oppure può diventare anche sinonimo di distrazione. Se non si, certo, non si impara a usare bene l'elettronica, può diventare sinonimo di distrazione. Certo, ti va contro, logicamente. Come per esempio, per dire, molte moto moderne ci sono questi appunto pannelli di controllo con mille tasti che uno va a premere, quello porta quell'altro, certo, e il turismo evoluto. Cioè, se uno non sa come si usa una determinata cosa, un po' come il computer, fai alla fine solo un danno. Basti pensare a qualsiasi cosa ci sia adesso, quando ti dicono ma gli anziani con tutta questa tecnologia
per dire una cavolata, le poste, sai quante li senti mentre sei in coda a dire però mio nonno come fa a prenotarsi quello, a volte ti rema un po' contro, ma bisogna comunque adattarsi, è il progresso. È inevitabile che le moto, ma come le macchine, come qualsiasi altra cosa, pian piano vada verso uno stile prettamente, logicamente, tecnologico. È vero anche che si sono visti già dei prototipi di moto, così come di macchine, con autoguida. Onestamente e sinceramente devo dire una cosa. Prendo un taxi che non voglio ma guidare. Perché mi devo comprare la moto se poi la moto mi deve portare negli affari suoi? Ma che senso ha? No, potrebbe avere un senso, potrebbe avere un senso. No, da quel lato lì, ecco, per dire, la tecnologia potrebbe venire in aiuto perché ci sono state delle moto che appunto diciamo che sono guidate tramite GPS, tramite localizzatore, che tendono a tenerle dritte. Nel senso che magari fai una curva magari un po' troppo veloce o perdi la traiettoria, potrebbe magari essere un'autocorrezione della moto a riportarti sulla retta via, diciamola così. Bisogna vedere dove arrivano gli esperimenti, chiamiamoli così. Però diciamo una cosa. Basta imparare a guidarla. È una considerazione personale. E sono il primo che dice che mi arrocco per strada. È una considerazione personale, certo. E sono gusti personali. Cioè, ognuno la moto se la deve cucire addosso. Certo. E ovviamente trovare una moto, guidare una moto che si confacce il più possibile al suo stile di guida, al suo stile di vita. Io personalmente direi che la moto più è semplice, meglio è, meno problemi, certo. Mi piace andare in moto perché voglio vivere la moto, cioè, e questo è sostanzialmente quello che deve dare una moto, cioè quando vai in moto, la moto è sinonimo di semplicità, libertà, e riscoprire un po' i paesaggi che ci sono attorno quando vai in moto, cioè goderteli, va bene, senza avere il patema d'animo di andare a spostare 40.000 levette. Quando cambio strada, questa è strada dissestata, allora fammi mettere la modalità. Cioè, ma perché c'era un'altra, la moto non c'erano tutte queste, il traction control e la BS. Beh, oddio, per carità, sono sistemi che a mio avviso sono molto utili, per carità, per dire, la BS mi ha salvato con la moto nuova in mille occasioni, si è attivato davvero sempre, è sinonimo di sicurezza. Certo. Controllo di trazione ci può anche stare, dipende da come usi la moto, quelle logicamente sono scelte personali. Logicamente quando vado ad acquistare una moto e mi devo basare, ma quella è più elettronica dell'altra, no, devo vedere la moto, tanto alla fine, diciamo, sono nel bene o nel male, tutti compriamo la moto, che vediamo, ci innamoriamo, anche solo dell'estetica, ed è a posto, così ce la portiamo a casa, perché alla fine è sempre così. Per quanto uno possa vedere, ma quello è più bello, ma quello è più... No. È finto, non è vero. Cioè, ognuno comunque si può basare. Ognuno la moto se la compra come gli pare, esatto. Come più gli piace. E basta. Se e non ci facciamo 40.000 pulsantini. Ma sì, ma mettiamoci 40.000 pulsantini, chi se ne frega. Certo, assolutamente. E va bene così. Quindi, impianto elettrico, che abbiamo fatto praticamente mezz'ora di impianto elettrico. Andiamo avanti. Cosa c'è in una moto? Quindi abbiamo detto telaio, impianto frenante, impianto elettrico. Le ruote. Le ruote, chiamiamole volgarmente ruote. Chiamiamole ruote, va bene? Ok? Che sarà, diciamo, l'oggetto di prima discussione di questo primo appuntamento. Esatto, le gomme, per volgarmente dire le gomme, che sono praticamente l'unico elemento che tiene la moto tra, insomma, tra la strada e appunto e noi. Quindi c'è la strada, la moto e noi, e quindi la gomma è quella che è la principale, il principale elemento che ci tiene ancorati a terra. Le gomme hanno diversi usi, che siano stradali, sportive, delle touring, fuoristrada, da cross, insomma ci sono una miriade di gomme in commercio di diversi tipi, tutto quanto. Quando si acquista, a cosa bisogna stare attenti? Bisogna stare attenti sicuramente alle caratteristiche della gomma, cioè a tutte quelle identificazioni che sono impresse sulla gomma, che ti dicono sostanzialmente sei fatta per te, sei fatta per la tua moto, sei fatta per la tua moto, no, ancora, okay. Andiamo sulle gambe qui, ancora, sì. Quindi non è fatta per noi. Ad esempio, partiamo dalla dimensione del pneumatico, certo, che ovviamente è quella scritta anche da libretto, se non sapete dove è scritta, più che altro sul libretto. Sì, sul libretto ci riportato appunto l'omologazione della tipologia di gomme che possono montare le vostre moto. Prendiamo il classico esempio, che classico, forse anche la mia mi sembra di ricordare, ormai 120 70 17, ok,
dove 120 appunto sta per la larghezza, se non erro, esatto, in millimetri, espressa in millimetri, 70 appunto è l'altezza della gomma, esatto, e viene riportato come un valore percentuale rispetto alla larghezza della gomma, e poi abbiamo 17 che è il diametro del cerchio sul quale andrà montata. Importantissimo che cos'è, sì, anche guardare in una gomma? L'indice di velocità. Ok, che cos'è l'indice di velocità? L'indice di velocità identifica la massima velocità che quella gomma può supportare. Quindi questo dato qui può essere e deve essere uguale a quanto riportato sul libretto della moto, o al massimo superiore. Questo vi fa stare tranquilli e evita sicuramente che disgraziatamente gli organi di polizia vi fermano, vi fanno una multa che non finisce più per tutta la vita, ok? Esatto. Poi possiamo trovare inoltre l'indice di carico, esatto, che appunto identifica quanto carico può sostenere ogni gomma autonomamente. Esatto. Giusto? Ci sono ovviamente una tabella sia per quanto concerne l'indice di velocità e sia per quanto concerne l'indice di carico. Ci sono delle tabelle, scaricabili assolutamente dal web, dove sono riportate numeri e lettere che identifica che cosa? Dove l'indice di carico è espresso appunto in numeri, mentre l'indice di velocità è espresso in lettere, quindi 58W, 58 carico, W è semplicemente la velocità della gomma. Esatto. Poi passiamo a trovare, ad esempio, un'altra indicazione sulla gomma, quale... se lo pneumatico può montare un monta alla cabina d'aria oppure un pneumatico di tipo tubeless. Normalmente, ma ormai si sta diffondendo anche il pneumatico tubeless anche sui cerchi a raggi, ma normalmente, soprattutto sulle vecchie moto, cerchi a raggi montavano le gomme con camera d'aria, quindi si possono identificare con la sigla TT, tube type. TL invece è la sigla dei pneumatici tubeless. Però non in tutti i pneumatici, per dire, sul mio pneumatico c'è proprio la scritta proprio tubeless, tutta intera, non c'è nessuna, almeno non sì, mi ricordo, cioè, sicuramente sì, ci deve essere scritto. Sì, sì, sicuramente quello, ci deve essere scritto. Su quello, okay, non ci piove. Poi, una cosa che mi volevo soffermare, un parametro sul quale mi volevo soffermare molto, è il dot della gomma. Che cos'è innanzitutto? Il dot identifica appunto l'anno e la settimana di costruzione della gomma. Ora, io mi auguro che ognuno di voi abbia un proprio gommista di fiducia, ok? Sicuramente questo parametro qua è importante perché identificando l'anno di costruzione e la settimana di costruzione vi fa capire quanto questo pneumatico, da quanto questo pneumatico è stato immagazzinato. I gommisti sanno perfettamente che questo parametro deve essere il più breve possibile. Perché? Perché per una questione di prezzo. Molti tendono a ordinare delle gomme su internet e trovano dei prezzi a volte molto più bassi rispetto a quello che trovate da un gommista, anche se poi tanto più o meno è tutto uguale, tra montaggio e tutto, esatto, ci vai, e poi mettendoci su, diciamo, anche il costo del montaggio, e che ovviamente un gommista fa sempre con la faccia un po' storta perché ovviamente, certo, non avete acquistato il pneumatico da lui, certo. Succede che cosa? Succede che una gomma in internet potrebbe costare di meno. Per quale motivo? Perché magari ha un dot di fabbricazione magari che risale anche a 2 o 3 anni fa. La legge su questa cosa qua non è prettamente specifica, perché in effetti degli istituti che hanno condotto diverse prove e che quindi si sono rapportati sul mercato hanno comunque considerato, ma anche questo anche insieme ai produttori di gomme, che una gomma teoricamente fino a 5 anni, se ben conservata e immagazzinata, non perde le sue caratteristiche. Certamente quando io voglio andare a cambiare le gomme della moto cerco una gomma che sia il più fresca possibile, anche se
In ogni caso, se la gomma è stata correttamente conservata e stoccata, quindi non ha subito sbalzi termici ad esempio, ed è stata impilata in modo corretto, non perde le caratteristiche. Certo. Normalmente il DOT va a identificare, come abbiamo detto, proprio questo, cioè va a identificare in che anno è stata costruita. Quindi, ad esempio, siamo nel 2021, vado dal mio gommista, il gommista, siamo diciamo già quasi a metà dell'anno, il mio gommista, ad esempio, potrebbe anche montarmi delle gomme che risalgono, ad esempio, a dicembre del 2020. Quindi DOT 20 e 52, che identifica la settimana di costruzione. Oppure potrei già trovarmi delle gomme risalenti, ad esempio, al 21.01, quindi prima settimana del gennaio, quindi 2021. Raramente i gommisti possono dare, diciamo, dei DOT vecchi, un po' più vecchi. Ad esempio, massimo mi è capitato, per esperienza personale, anche fino a un anno. Ma devo dire onestamente che non ho avuto problemi nel montaggio di questa tipologia di gomme. Un altro consiglio che posso darvi: quando cambiate le gomme, per la spesa veramente minima, e questo vi fa stare anche molto più tranquilli, cercate di cambiare anche la valvola sul cerchione. Importante, perché se ad esempio cambio le gomme, gomme nuove, ma magari quella valvola ha già fatto 3 cambi gomme, e ci fosse mai qualche problema di piccole perdite di aria, o improvvisamente la valvola si guasta, rimanete a piedi per una banalità. Certo. Altrimenti anche alla gomma, perché se si sgonfia, certo, magari stai sempre a gonfiare, uno non se ne accorge. Esatto. Come appunto è successo già sulla mia moto, che per una foratura, quindi una perdita di aria, che potrebbe essere sia da una foratura che da una valvola appunto purtroppo vecchia, sì, e vai a perdere aria, e quindi comunque si deforma anche la gomma stessa. Non è solo una questione di che cavolo, devo andarla a gonfiare, perché fosse solo quello. Il problema poi è che ti deforma proprio la gomma, perché magari tu non te ne accorgi, non stai sempre lì ogni giorno a controllare la pressione, e basta o niente che la gomma, o se spiattella tutta da un lato, comunque giri con una pressione più bassa, quindi è comunque anche pericoloso. Esatto. Sul bagnato soprattutto. Esatto. Voi fate sempre riferimento al vostro gommista di fiducia, anche perché sicuramente lui vi sa dare tutte le indicazioni possibili e immaginabili sulla tipologia del pneumatico che può montare o dovrà montare il vostro veicolo. E un consiglio che vi do anche è quello di portarvi sempre appresso, in caso di pneumatico tubeless, il kit antiforatura, perché è già successo personalmente un paio di volte che, ad esempio, andando fuori anche dall'Italia, una foratura mi avrebbe rovinato completamente la giornata. Invece, col kit di riparazione tubeless, che è molto semplice, riuscite a riparare il pneumatico e a ripartire in tutta sicurezza. O se no anche la bomboletta per chi ha la camera d'aria. O la bomboletta per chi ha la camera d'aria. Diffidate personalmente delle bombolette su pneumatici tubeless, certo, perché il foro potrebbe essere più piccolo ma anche più grande, e le bombolette non sempre funzionano a dovere. Diciamo che per un'emergenza ci può anche stare. Per un'emergenza si potrebbe quasi stare, ma se riuscite e vi abituate ad usare il kit di riparazione tubeless, molto meglio, tanto molto meglio, vedete che vi troverete molto bene, perché non c'è nulla di complicato. Ricordatevi di comprare anche le bombolette di gas che vi serviranno per rigonfiare il pneumatico una volta che avete fatto la riparazione, e ripartite in tutta sicurezza, potete tranquillamente viaggiare. Io mediamente su un pneumatico sport touring ho impiegato 3 bombolette di medie dimensioni, mi ha rigonfiato tranquillamente la gomma, per mio scrupolo di coscienza ovviamente, al primo benzinaio che ho trovato ho ricontrollato la pressione della gomma, quasi perfetta, e quindi sono andato veramente bene, quindi non ci sono problemi sotto quel punto di vista lì. Un'altra dicitura che potrebbe esserci nelle gomme, anche se non tutti i produttori le producono appunto, sono le gomme M+S. Cosa vuol dire? Mud and Snow, volgarmente neve e fango. Per esempio, le gomme attualmente che monto io hanno questa dicitura qua, sono comunque fatte anche per i periodi invernali, io l'ho presa praticamente per quello, perché usando la moto, come ho già spiegato in molti video, tutto l'anno, quindi non fermandola mai,
d'estate va bene, però d'inverno ti trovi in quelle situazioni in cui magari la notte ha fatto anche meno gradi e quindi è comunque una sicurezza in più. Certo che sfiga vuole, se vai sulla lastra di ghiaccio e ci vai male, falli per terra, gomma o non gomma, M più S più S più G, tutte le diciture. Per terra. Diciamo, valutate quanto sia efficace o quanto sia più divertente andare con la moto sulla neve o magari andarci quando è asciutto. Ma certo, è totalmente se diverso. Se uno proprio ne può fare a meno, che vuole andare sulla neve in moto, ci va. Ci sono le catene. In realtà per la moto non ci sono le catene. Per la moto no, non sono. Ma in Italia no. Ma mi sembra qualche costruttore invece le ha fatte, le ha fatte sui modelli da enduro, per enduro. Anche se onestamente è un po' laborioso e macchinosa per mettere su la catena. Quindi alla fin finale, voglio dire, siccome che per fortuna le stanno facendo le M più S anche per le moto, quindi non solo per gli scooter. Ma anche per le moto, sì, un ottimo investimento. Chi ci va tutto l'anno potrebbe essere chi va tutto l'anno e sa che deve fare determinati percorsi in condizioni gravose. Sicuramente, sulla neve, non ci sono mai andato anch'io, non c'entra mai. Cioè, fisicamente, c'è chi è bravo, chi è molto bravo. Ecco, io non sono d'accordo perché certo. Appena metto piede sulla neve faccio come al collo del colombardo, mi ricappotto al lato e quindi io ormai umile sono, umile resto. L'accennare al tipo di gomma, monomescola, bimescola, e questo dipende molto dalla tipologia di gomma e anche dalla tipologia del costruttore. Molti costruttori anche attualmente si stanno cimentando e ci stanno riuscendo molto bene a fare anche delle gomme monomescola ma con configurazioni particolari, agendo sulla carcassa radiale dello pneumatico e dando diverse tensionature sulla gomma riescono a costruire un pneumatico molto simile a un bimescola. Noi sono, accendiamo diciamo, certo, a quelle che principali che sono una marea di, okay, di gomme monomescola e bimescola, che sono i più largamente diffusi, e il loro impiego appunto varia a secondo dall'utilizzo che se ne fa, innanzitutto ci sono le gomme da pista, sì, le classiche, le vedete, quelle piatte, che ci sono diverse due gomme da pista, io direi anche in più, che sia quelle gomme da pista per asciutto e gomme da pista per bagnato, due cose diverse, anche se a vedere dico, ma sono gomme uguali? No, sono gomme totalmente diverse, quindi pista, il solo e unico utilizzo su pista, perché comunque hanno bisogno di essere tenute a una temperatura costante. Sicuramente noi non siamo qui a spiegare le cose nel dettaglio, come abbiamo già detto, ci sono un sacco di piloti che sicuramente guardando questo gli diranno ma cosa sta diavolo stanno dicendo, assolutamente ragione, però comunque sono appunto gomme da pista che non riescono, che devono mantenere comunque una certa temperatura e non riescono a raggiungerla logicamente per le strade, perché in pista vai gas e tutto quanto, su strada semaforo, pedone, quella con le borse, certo, quella col passeggino, ti devi fermare, ma è impensabile che raggiungano la temperatura ideale. Le gomme sportive sono quelle gomme che vengono utilizzate su moto sportive, quindi non sono moto praticamente da pista, sono gomme che si usano su strada, ma hanno delle performance adatte a moto sportive, quindi gomme con le quali vi ci divertite. Certamente la durata sarà inferiore rispetto a delle gomme sport touring. La gomma sport touring è più votata al chilometraggio, quindi viene montata su moto anche ben pesanti, sportive, ma più votate per fare chilometraggio. Quindi sono delle gomme che possono andare dalle naked alle moto anche di grossa cilindrata più pesante. È chiaro che prediligere sulle moto magari dove si fa turismo delle gomme quasi praticamente touring è decisamente migliore rispetto a una gomma sportiva. Certo. Perché le touring sono per il chilometraggio. Quindi sono gomme diciamo adatte a bacinare più chilometri, quindi un po' più dura al centro e praticamente sempre più morbide ai lati, questo per consentire di avere comunque grip anche in curva. E quindi questa parte appunto centrale che è più dura riesce a far percorrere più chilometri
alla gomma. E poi abbiamo le gomme, quelle da fuoristrada. Esatto, quindi sono molto, alcune sono molto molto tassellate, sì. O ci sono anche delle vie di mezzo, certo. Logicamente, come per esempio quella che molto ripeto attualmente. Certo. Come gomma tassellata allarghiamo anche il campo e ci mettiamo anche per le moto da cross. Certo. Ma diciamo, per le moto diciamo, che abbiamo noi rispetto a una moto prettamente da cross, quindi come dicevamo le gomme tassellate sono gomme che prettamente servono per andare in fuoristrada, quindi ghiaia, anche pietraia oggi, pietraia, sì, fango, lettiere, cose, eccetera eccetera eccetera, quindi strade sicuramente non asfaltate, e quindi quel tipo di gomma è prevalentemente proprio per andare a farci dell'off-road. E poi ci sono i compromessi. E poi appunto, c'è il compromesso. Come tutte le cose, c'è esatto. Sempre un compromesso. Diciamo che se tu ci vai su asfalto, ma come me a volte ti avventuri da qualche parte e dici ok, non voglio avere il patema d'animo, Dio, non c'ho le gomme adatte, sono comunque valide. Sono comunque delle, certo, delle gomme valide. Sono gomme che appunto puoi usare anche su strada. Esatto, 80% asfalto e 20% esatto. Fuori strada. Ti garantiscono comunque anche sicurezza e tutto quanto. Bene, direi okay. Che abbiamo un po' detto tutto. Sì, più o meno le cose alla grande, più o meno una piccola cosa. Fateci sapere sicuramente se il video vi piace. Vi ricordo che se il video vi è piaciuto di lasciare un mi piace, iscrivervi al canale e attivare la campanellina appunto degli avvisi per rimanere sempre aggiornati su tutti i video. Tutti i video miei usciranno ogni venerdì, a meno che inizieremo a fare qualcosa di un pochino di più, quello si vedrà. Per ora il video ogni venerdì, l'appuntamento è quello, non mancate. Adesso logicamente scendiamo alla mia moto per vedere nel dettaglio appunto tutto quello che abbiamo detto, facciamo un mini video breve di spiegazione di quello che appunto c'è e si trova in una gomma, vedendola appunto dal reale. Okay. Quindi ragazzi, il video termina qui, ci vediamo di sotto e quindi rimanete sintonizzati. Ecco, quindi qui ci troviamo di fronte a un classico esempio della gomma appunto tipo 120-70. In questo caso troviamo anche la tipologia di gomma, che R indica che è una gomma radiale, Z identifica la struttura dello pneumatico, come quindi è fatto il pneumatico, e qui ci ritroviamo ancora MC58W, quindi 58W è l'indice di carico della gomma, W è il codice di velocità che ogni pneumatico riporta, e quindi questo, ripeto, può essere e deve essere uguale o superiore. MC è il tipo di destinazione del pneumatico, in questo caso identifica che è un tipo di pneumatico radiale tubeless per moto. M+S è quello che parlavamo prima, cioè che questa è una gomma che può andare sia su fango che su neve. Andiamo su una parte più interessante anche, dove ci indica il DOT, quindi qui c'è tutto quello che identifica il costruttore del pneumatico e dove è stata fabbricata la gomma, 0121 in questo caso, e quindi come dicevamo prima è la prima settimana dell'anno 2021. Io le ho cambiate così un mese fa praticamente. Sì, certo. Quindi, e quindi vedete che in questo caso la gomma è una prima settimana del 2021. Voglio soffermarmi su un fattore anche importante: se voi usate molto la moto e quindi le gomme sostanzialmente le cambiate ogni 2-3 mesi perché fate tantissimi chilometri e riuscite a comprare delle gomme che tutto sommato possono anche avere un dotto di 2 o 3 anni fa, ma comunque sono state ben stoccate e vi trovate bene, perché le gomme comunque le cambiate sovente, ci sta, va bene anche risparmiare e avere un buon compromesso tra l'anno della gomma e il fatto che tanto le cambiate molto sovente. Se invece, ma sempre ne fate un uso molto stagionale, quindi 6-7 mesi di utilizzo della moto e per gli altri 6 mesi sta ferma la gomma, vi conviene ovviamente puntare sempre su un pneumatico il più fresco possibile. Questo perché magari la gomma riuscite a fargli fare anche 2 o 3 stagioni e la gomma comunque è sempre fresca. L'importante è quando fermate la moto, se potete, montarla su cavalletti in maniera tale che la gomma tenderà a non deformarsi, o comunque in ogni caso temperatura costante, non eccessivo calore, e
tenerla sempre in pressione, che è fondamentale. La pressione delle gomme, ragazzi, vi dico che dovete sempre controllarla e tenete sempre la gomma in pressione. Questo vi garantisce che la gomma andrà sicuramente meglio, non si deformerà, e per la sicurezza su strada sicuramente vi garantirà il giusto grip e la giusta durata nel tempo. E soprattutto occhio sempre allo spessore del battistrada. Per legge avete un millimetro sul motocicli, e per quanto concerne invece gli scooter questo livello si può abbassare fino a 0,5 mm. Mi raccomando, perché è una questione di sicurezza, ma potrebbe essere anche una questione che in caso di incidente, sfortunatamente, vi possono fare contestazione perché avete le gomme consumate, soprattutto per quanto concerne le assicurazioni. Occhio, mi raccomando, casco sempre ben allacciato, guardatevi sempre quando andate in moto, viaggiate in sicurezza, alla prossima! Ok ragazzi, quindi mi raccomando, se il video di oggi vi è piaciuto lasciate un mi piace, attivate la campanellina e iscrivetevi al canale. Qualsiasi domanda avete basta scriverla qua sotto, tenteremo di rispondervi. Niente, ci vediamo al prossimo video, grazie mille per essere stati con noi, al prossimo episodio.